Io sono preoccupato, lo sai, vero? cosa? Per lo short che mi hai anticipato. Ma non ti piace? Tra le due vie avrei scelto in termini di rischio e rendimento long. L'idea è questa. Short da area 14,09, quindi non siamo neanche entrati. 14,09, quindi ancora leggermente più alto rispetto ai valori attuali. Uno stop in area, un'operazione multi-day poi, uno stop in area sopra i 14,50, 14,52 e il target sono e il ritorno sui minimi di periodo, ovvero l'area dei 13,25, 13,26, quindi target 13,26. Quindi questa operazione poi abbiamo una leva abbastanza bassa, credo che il movimento odierno, ma anche il movimento di ieri, sia un normale rimbalzo tecnico e i volumi non sono dalla parte di un ritorno di Pietro, forza, di ritorno di scusami, se io non positività. sono completamente pirla, tu hai messo l'area dei 13,26 come target. Sì. Vorrebbe dire che è la rottura dei minimi fatti Sì, anche a la rottura dei settembre. minimi. Allora, vuoi che cambiamo il target? E mettiamo Oh no, 13. non voglio cambiare niente. Io credo che si possa anche andare a rompere i minimi. Ma scusa, ma se si vanno a rompere i minimi lo fai con così poco, a quel punto se scattano i rotoli dei minimi si accelera anche di più. Sì, ma per non essere poi quante volte abbiamo messo target lontano e poi il titolo non l'ha preso e è rimbalzato. Era per questo, perché il target normale sarebbe solo 13,36. Ho voluto mettere leggermente più basso perché credo che si possano anche andare a rompere i minimi visti i volumi delle ultime settimane. Perché Non nei sento cosa. rimbalzi, i volumi rimangono bassi. Quindi questo potrebbe essere sinonimo di occasioni poi per riandare short, come era successo poi nel periodo tra fine agosto e inizio settembre, quando ci fu quel piccolo rimbalzo che portò i prezzi da 14 fino a 15 e da lì nuova fase correttiva. Ecco, non vorrei che anche in questo caso si ripercorresse quello già visto in passato, anche perché la situazione non rimane a livello di settoriale, rimane abbastanza precaria, non l'abbiamo visto, però si potrebbe dire, forse la stragrande maggioranza dei titoli legati a questo settore il peggio lo hanno già visto. Cosa devono vedere oltre rispetto a quello? Sicuramente è giusta l'osservazione, però credo che in questo momento invece, perché poi rimango altresì convinto che quel famoso target che noi abbiamo detto nelle settimane passate, ovvero l'area dei 13 euro che sono i minimi del 2022, inizio 2023, il titolo vada a farla prima o poi. E da lì rappresenterà veramente una possibile occasione per eventualmente rientrare.